dove si aspettano da 10 anni una serie di opere di urbanizzazione fondamentali. Che cosa è cambiato? Guardate. Siamo tornati a Torresina 1 e 2, un pezzo di città sparpagliato nella campagna nord-ovest. Il municipio è il 14esimo, nelle mappe è segnalato come suburbio trionfale, un mucchio di case tra Torrevecchia e Quartaccio. Siamo tornati a distanza di 6 anni e l'abbiamo trovato così, come l'avevamo lasciato, un gran fervore di edilizio, senza strade, senza bus, senza acqua, senza fogne, senza illuminazione. Prigionieri erano e prigionieri sono. I due agglomerati sono separati da una strada che è l'unica che può condurre fuori quartiere i 5.000 residenti di Torresina. Un'unica strada dove si riversano anche gli abitanti di Quartaccio, Casal del Marmo e Casalotti. Qui c'è una strada che si chiama Via Marcello Palmisano, che è l'unica strada realizzata e asfaltata. Qui mancano le fogne, gli impianti di illuminazione, l'impianto di adduzione di acqua potabile definitivo. I marciapiedi, le strade, l'asfalto e quello che vedete voi qui, manca tutto sostanzialmente, si vedono solo palazzine realizzate senza opere necessarie Per di viverci. edilizia. L'amministrazione l'abbiamo continuamente sollecitata da ben 10 anni. Niente, non è servito a nulla, neppure sollecitare l'ANAC, che ha riscontrato un ritardo delle opere di urbanizzazione primaria rispetto ai tempi di realizzazione delle palazzine. Abbiamo solamente una strada per entrare e per uscire dal quartiere, nella quale confluiscono più quartieri, dall'altra parte del raccordo, e quindi la mattina viene congestionata e ci vuole più di un'ora per fare 4 km, forse neanche. Questa strada però è asfaltata, perché è chiusa? Questa strada doveva essere terminata, ma purtroppo finisce subito dopo la salita qui con uno strapiombo di 5-6 Strade finte a Torresina sono tante, quasi tutti, un'unica strada, un unico bus. L'autobus appunto è il 46 Barato che arriva fino a Via Battistini, che però qui solo per fare la via di Torresina impiega mezz'ora, perché quando c'è traffico è tutto bloccato. Qui continuano a dare concessioni di edilizia pubblica e vendono case, i costruttori vendono appartamenti, ma Vendono soldi perché le case non ci ogni vanno. appunto, ma non vengono fatte le opere di urbanizzazione, come anche presenti nel piano regolatore. Torresina è l'ennesimo piano di zona rimasto sulla carta. Tante case, per la media e piccola borghesia romana, accessibili per i prezzi, un'edilizia decorosa, che si vendono ancora prima delle fondamenta, attorno, in nulla. Non è possibile che l'80 e il 90% di palazzine abitate debbano camminare con queste strade di buche. Queste qui è stato fatto un primo semiasfalto così, proprio perché abbiamo insistito, altrimenti non c'era niente, non ci stanno qui, ancora debbono fare tutti i passaggi della fogna, delle luci, non c'è l'illuminazione. Basta guardare, queste sono tutte strade buie. Sangue d'inverno, polvere e pietrisco d'estate e il nostro far west con l'acqua potabile portata nelle case con i tubi esterni di cui sono adornate tutte le palazzine. Trasportano l'acqua potabile che proviene da circa 400 metri da qui. Il contatore è collocato a 400 metri da qui. Erano ancora i vecchi l'acqua di cantiere che era utilizzata dalle imprese che hanno costruito le palazzine. Di tutto il piano di zona non c'è un solo tubo, non c'è un solo contatore. E da qui va nei singoli appartamenti e i residenti bevono acqua potabile portata a queste condizioni. E così da 10 anni, acqua ghiacciata d'inverno, bollente d'estate, forse anche poco potabile dopo la lunga esposizione alle intemperie, da 10 anni, da quando è stato venduto un sogno, chiuso dentro un permesso a costruire. Lo abbiamo sentito direttamente da Piazza Navona, il Natale.